Ciao, sono Fabio Cuffari. Chi sono? Sono un ragazzo di quartiere, proprio così. Vivo a Catania, sono nato a Catania e sono cresciuto in uno dei quartieri periferici della città che si chiama Librino. Da sempre sono stato innamorato del mondo del food, del beverage. Pensa che a soli 11 anni ho iniziato la mia carriera lavorativa tagliando le prime insalate. Pian piano sono cresciuto e ho aperto il mio primo ristorante nel 2008. Non ho mai studiato all'alberghiero, non sono laureato, non ho fatto dei percorsi accademici. Quello che mi spingeva ad andare avanti è sempre stata la passione per la cucina, che poi si è trasformata in passione per il vino. Sono diventato un sommelier, sono diventato un direttore di corso della Federazione Italiana Sommelier. E tutto questo però mi lasciava sempre uno spazio, qualcosa da colmare. Così decido di andare a fare un'esperienza all'estero. Giro in tanti paesi e l'ultimo in cui mi sono fermato per quasi un anno è stata Cuba. Avevo il ruolo da F&B manager di un'importante catena d'hotel. Passato un anno però decido che era stato, tra virgolette, semplice vincere fuori dalla mia terra. E quindi inizio la mia sfida più importante. Volevo vincere in Sicilia, volevo vincere a casa. Dopo un anno ho deciso di tornare a casa, perché era stato un po' semplice, diciamo, vincere fuori dalla mia terra. E così dico, guarda, no, devo vincere in Sicilia, devo vincere a casa. Così, insieme a un caro amico che si chiama Giuseppe, abbiamo deciso di far partire un progetto insieme. Oggi sono frutto di quel progetto. Non solo mi occupo delle mie tre aziende di ristorazione, ma ho anche diversificato. Ho un'azienda che si occupa di schermature solari, tende, pergotende, è un'azienda che si occupa di crescita e formazione manageriale specializzata nelle risorse umane. Perché ti dico che oggi mi definisco libero? Mi definisco libero perché in realtà ho avuto la forza di prendere quella decisione. Ti starei chiedendo quale decisione? Beh, la decisione è stata quella di lasciare la vita che avevano costruito per me, cioè quella del posto fisso, dell'azienda sicura, in cui ho operato per circa 17 anni, solo per dedicarmi alla cosa più importante che avevo, il mio sogno. Ho deciso quindi di giocare la mia partita, perché solo giocando la mia partita potevo ottenere la cosa che più di tutto mi stava a cuore, la mia libertà, però la libertà quella vera.